Vi presentiamo gli effetti decorativi ispirati all'ossidazione dei metalli e l'effetto Corten. Gli effetti rame e ruggine sono tra le finiture decorative più in voga negli ultimi anni. Una raffinata patina di ossidazione che dona un invecchiamento naturale alle pareti per ambienti contemporanei e dal forte impatto visivo. Questi effetti si ottengono con forma, stucco decorativo di fondo per interni e cadoro, finitura decorativa iridescente. Vi presentiamo l'effetto rame ossidato. La texture di fondo è realizzata con forma, stucco decorativo e riproduce l'effetto dell'ossidazione di un supporto in rame rigato e irregolare esposto agli agenti atmosferici. La colorazione e l'aspetto estetico metallescente si ottiene con cadoro, finitura decorativa iridescente, lavorato con due colori a contrasto. Per preparare adeguatamente il supporto murale utilizziamo Marco Term Primer, fissativo idrodiluibile semicoperente applicabile a rullo o a pennello. Lo diluiamo da un 20 a un 30%. Andiamo ad applicare la prima mano dell'effetto rame ossidato. Il fondo è forma e lo andiamo ad applicare con prima il frattaccio d'acciaio per la stesura e poi andremo a lavorarlo con la spatola di plastica ondulata. Mentre forma è in asciugatura, è possibile lisciare leggermente le creste col frattaccio d'acciaio. La prima mano di fondo forma è perfettamente asciutta, adesso cominciamo la colorazione. Utilizziamo cadoro, decorativo iridescente, tinta M490 e lo applichiamo con la spugna oppure con lo spalter a tinta unita. Ora che la prima mano di cadoro è terminata ed è asciutta perfettamente, andiamo ad applicare il cadoro M477 con la spugna lievemente solo sulle creste più alte. Abbiamo applicato l'effetto rame ossidato.